Qualcuno vuole ascoltare una storia? Vieni, siediti accanto al fuoco, è bello e caldo. Allora cominciamo. La storia di oggi si intitola Caillou e il pupazzo di neve. Ne ho mangiato uno! Sì, anch'io! Facciamo un bel pupazzo di neve! Cosa? Un pupazzo di neve! Wow! Dai, aiutami, Caillou! Caillou pensava che fosse una magnifica idea, anche se non sapeva bene come si facesse un pupazzo di neve. Sì! Tu comincia a fare la testa, io intanto faccio il corpo. Va bene! Io sono più bravo! Io sono più bravo! Ora lo faccio anch'io! Ehi! Pupazzi di neve, ecco! Ehi, come sta venendo la testa, Caillou? Mi dispiace, sai, io non ci riesco! Non ci riesci? Ora ti insegno io come si fa! Noi faremo il pupazzo di neve più grande del mondo! Che cosa? Il pupazzo di neve più grande del mondo? E anche di tutto l'universo! Questa palla di neve è già abbastanza grande, dai, facciamone un'altra! Palla di neve piccola, vedi? A Caillou piaceva che Sara gli insegnasse come doveva fare. Oh. Una palla di neve! Ce l'hai fatta! Ehi! Smettila! Ma Caillou non voleva smettere. E a Sara quel gioco non piaceva neanche un po'. Va bene, se non vuoi fare il pupazzo di neve me ne vado. No, per favore rimani, io voglio fare un pupazzo di neve con te. Allora guarda, è facile. Sara, ho finito. Ah, bravissimo, e ora possiamo costruire il pupazzo. Dobbiamo mettere quella sopra questa, tu sei pronto? Credo che reggerà. Ora ci serve la testa. Prendi la tua palla di neve. Va bene. Ciao ragazzi, ho una bella sorpresa per voi. Guardate qui dentro. Una carota? Con quella possiamo fare il naso del pupazzo di neve. La busta era piena di tante magnifiche sorprese e molto presto il pupazzo di neve si ritrovò con un grosso sorriso sulla faccia. O anche qualcos'altro. Vediamo se gli entra. Guarda, Sara, è bellissimo! Ed è il pupazzo di neve più grande di tutto l'universo. Siete stati bravi. Adesso venite dentro a fare merenda. Aspettate! E quella cos'è? È una palla di neve. No, è la merenda del pupazzo di neve!